Tra pochi minuti un buco nero distruggerà la nostra casa. Abbiamo veramente pochissimo tempo per trovare una soluzione e per cercare di fortificarla. Non sappiamo minimamente come sopravvivere a un buco nero, ma troveremo una soluzione. Bene, devo dire che ti assomiglia proprio a questo omino. Guarda, ma sei smettila, capelli, no, siete uguali, è vero, identici. Però è carinissimo, quindi è cos'è, super... un complimento? No. Come no? No? Perché è troppo buffo. Carino, se mi dici che mi assomiglia vuol dire che sono carina pure io, scusami. Sì, ma è più buffo che carino, quindi sei no, buffa è carino. Più che carina. Ma guardiamo qualcos'altro. Abbiamo lui, abbiamo... Ma Yanketto, oh, un creeper che sta per esplodere. No, basta con il telegiornale. Cosa sta succedendo? Ma perché? Un buco nero tra 2 minuti? Ok, siamo morti. Bene. È cosa finita. Vuol dire? Perché, Steph? Non capisco. È totalmente finita. Fammi stavamo spegnere. Stavamo guardando la TV tutti tranquilli. Perché ci sono queste brutte notizie? Muoviamoci. Forza, forza, forza. Dobbiamo... E cosa vuoi fare contro un buco nero, Steph? Fede, proviamo tipo a fortificare. Ma rendiamo non tutto più pesante. Non lo so. È meglio che star fermi. Cosa vuoi fare? Vuoi arrenderti? Più o meno sì. Vuoi perché... perdere allora, la nostra casa bellissima? Steph, ma la perdi in ogni caso. Perché il buco nero risucchia tutto. Quindi secondo me tutti questi blocchi non servono a nulla. Io li prendo ma non serviranno a niente. Dobbiamo avere una strategia migliore. Vai, proponi, proponi. Non lo so. Scappiamo. Scappiamo? Sì, voliamo via, Steph. Prendi un aereo e scappiamo il più lontano possibile dal buco nero. Sarebbe una bella idea, ma come facciamo? Allora, cosa vuoi fare? La mia idea era andiamo verso l'alto. Non qua ovviamente, però andiamo verso l'alto e tipo fortifichiamo tutto il tetto della casa con l'ossidiana. Ok. Ok. Riesci a posizionarli? Perché mi sembra che è un po' di difficoltà. È un po' scomodo, mettiamola così. Sì, sì. Allora, facciamo in questo modo. Perfetto. Allora, ok. Un attimino, io odio posizionarli, guarda, lascia... Ce la sto facendo, no? Sì, li stai facendo cadere giù, però poi così si compongono. Vai, 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 okay, continua. Ok, perfetto. E da però qui... Che non so come raggiungerti, mannaggia a te che hai fatto un percorso un po' strano. Allora, proviamo così, ecco. Allora, teoricamente l'ossidiana pesa di più rispetto a dei blocchi di legno. Quindi il buco nero, secondo me, non riesce ad assorbire questo tipo di blocchi. Cioè, se abbiamo una speranza di sopravvivere, è questa. Lo spero vivamente, Steph. Che faccio? Mi lancio! Sì, mi lancio. Allora, fortifichiamo tutto? Tutto quanto. Ok, povera la nostra casa. Ma lo no, so. Steph, diventa bruttissima poi così. Bene, non è importante l'estetica, l'importante Vabbè, è la sopravvivenza. Poi sì, se dovesse sopravvivere, anche se una casa non è che sopravvive, se dovesse essere sana e salva, li togliamo. Esatto, perfetto. Ora continua Steph, a scendere. Dimmi. Vieni un attimo qui sopra. Che c'è? Vieni, vieni. Che c'è? Anzi, guarda quella parte. Era il buco? Lo vedi? Aspetta un attimo. Cioè, secondo te... Aspetta, vado da qua. Io ho visto risucchiare qualcosa. Sì? Sì. No, sono caduto. Ok, quello è un buco nero. Come ho fatto a cadere? Devo risalire su, no. È un buco nero, sì, però. Sì, sì. Te l'ho detto. C'è un buco nero. Cioè, io stavo costruendo, guardo un attimino in alto, ho fatto, ma cosa? Siamo morti. Allora, la notizia è vera, peccato. Speravo fosse una fake news, sai com'è. Allora, mannaggia. Facciamo qui in questo modo. Perfetto. Ok, sto prendendo un sacco di botte andando da una parte tutto all'altra. Tutto il fianco, ragazzi. Oh no, Steph. È il massimo che possiamo fare. Sta dimmi. Già inghiottendo parti del mondo, io te Sei lo dico. Sei sicura? Sì, sì. Perché tu se da lì vedi guardi... meglio. Esatto, se lo guardi bene vedi proprio che ogni tanto aspira. Proprio effetto di aspirapolvere. Letteralmente aspira qualche blocco. È un buco nero. Perché adesso è un buco nero piccolo. Però penso che man mano che passa il tempo si espanderà. Muoviamoci anche più. Perché rimanere qua in alto ovviamente stiamo anche rischiando di più. Certo. Quindi facciamo in fretta. Ok, io più di così qua non riesco a fare. Ho finito i blocchi. Facciamo un altro po' così per proteggere anche questa parte. Ok, ovviamente dovresti fare anche tutto questo pezzo a terra. Allora, certo, Steph. Io non so se sta diventando più grande. Quello era un fulmine. Pure. Sì. Pure, non basta il buco nero nella nostra vita. Posso confermare. Non è troppo grande in questo momento. Al momento. Non è troppo. È quello il problema. Aiuto. Ok. Ok, Steph, si cade, ti fai male. Allora, sì, stanno appena altri blocchi, Fede. Allora, vai, prendiamo vai. Tutti questi. E poi l'acqua, magari l'acqua blocca i buchi neri. Non proviamoci, credo. Che ti devo dire, tanto siamo disperati. Allora, facciamo delle cascate. Io qua ho tappato tutto, ho ricoperto tutto. Ok, sta arrivando. Opla. Lì manca un po' di roba. Ecco, proprio qua, perfetto. Facciamo in questo modo. Dove vuoi mettere l'acqua? Così. Tutto su, secondo me, che va a scendere, che copre tutta la casa in questo modo, no? Ok, cerco di risalire. Vediamo così. Perfetto. E poi così. Perfetto, okay, ci sono. Ok, benissimo. Qua comunque è meglio mettere gli altri due.
Ok, e anche qui spacchiamo questi e mettiamo questi. Perfetto. Tipo che la mettiamo già da questa parte l'acqua? Secondo me è tipo così, fare proprio plap. Ok, quindi anche qua facciamo tutti i bordi. Io non so scientificamente no, se no, questa no. cosa no, dà è una mano. No, è una incredibile, Steph, sicuro. Sicuro. Guarda, l'unica nota positiva è che cresce molto lentamente, quindi abbiamo tanto tempo. Tanto, non lo a so. A meno che poi non faccia una crescita esponenziale. Eh beh, ma tipo, teoricamente in due sono esponenziali, esatto. In 2 secondi diventi enorme, però io spero che rimanga così piccola ancora per un bel po' di tempo. Adesso, Fere, io con i blocchi che sono rimasti farei una sorta di rivestimento degli interni. Ok, ok, arrivo allora. Allora, ci lasciamo questa aperta. No, il ponte allagato e pure la casa. Qua dovremmo rivestire bene, Steph, che è tutto aperto. Allora, vai. Allora, facciamo così. Bella la casa, tutta in ossidiana. Sì, sì, non un vedevo l'ora. Che è diventata. Vabbè, per se ci fa sopravvivere va bene. Togli la TV. Ce la portiamo via. Sì, la magari teniamo. Magari per sentire altre notizie. Facciamo in questo modo per adesso. Allora, no, aspetta, qui dobbiamo un attimino. Facciamo così. Oh, esatto, no. Perché se no non possiamo raggiungere velocemente gli altri piani. Quindi qua ho chiuso, Steph. Bene, allora, è palesemente. Steph? Ha appena mangiato un blocco. Te l'ho detto. Ha appena mangiato un blocco di fronte. Abbiamo finito tutto. Io ho solo 8 blocchi di ossidiana, Steph. Pensavo ce ne fossero degli altri. Io ne ho ancora 57. Allora, vediamo un po'. Voglio andare anch'io a vedere. Vai. Allora, qui dobbiamo tenere così e ci chiudiamo all'ultimo. E mi sa basta, ragazzi, perché per chiudere qui ne servono almeno una trentina. Al massimo facciamo... Sì, Steph, è complicato, non ci basta quello che abbiamo. Un po' di pavimento, capito? Tipo sì, in questo sì, modo sì. Anche se io non starei qua, starei qui giù, Steph, vieni. Perché? Perché guarda, io qui ho tappato bene, invece sopra abbiamo anche la parete aperta. Qui secondo me se ripariamo bene anche questi vetri è più sicuro. Ok. Nel possibile, perché io ho 2 blocchi. Spassati. Vabbè, mettiamone 2 al centro. Com'è meglio sì. Fare proprio almeno una stanza super fortificata. Ci siamo appena chiusi la scala. No, tanto l'altra è tappata. Ci hai messo tu dell'ossidiana, quindi basta lasciare libera questa e possiamo salire su. Ok. Quindi occhio a non tappare questa perlomeno fino all'ultimo. Perfetto. Tappala perfetto. Solo in caso di super emergenza. Allora, non mi sembra male, cerchiamo di tenere monitorata la situazione e capiamo quando c'è bisogno di allontanarci, ok? Sì. No, Ferre adesso sta mangiando come si deve. No, adesso è iniziato a diventare molto più grande. Sta mangiando come si deve adesso. Guarda, ma aspetta, sta facendo i buchi proprio? Sì. Cioè, stai bucando tutto, ma lo vedi? È per un buco. E guarda! Dici che parla un buco nero. Guarda i blocchi no. Che si sollevano proprio da terra. No. Steph è sempre il bambù. L'ho appena visto mangiare un pezzo di bambù, te lo giuro, Steph. Non è vero. Sta diventando sempre più veloce. Non era così veloce prima, Steph. Fare è molto più grande. Infatti, Fere, allontaniamoci. Esatto. Cioè, sinceramente, basta guardare. Lo so che incuriosisce. Ma basta. Beh, finché non è troppo gigante, un minimo ti incuriosisce, sì. Allora, io direi di stare in questa zona qua per adesso. Ok. Così almeno riusciamo a tenere monitorata la situazione. Poi, Steph, se dovesse andare male, scendiamo subito e tappi, ok? Ok, va bene. Chiudi tutto. Va bene. No, Ferre adesso è gigantesco. Non l'altro lo so, è mezzo sparito. Sì. Ha iniziato a mangiare i pezzi della casa, Sì, ho visto ma blocchi sei blu. Pazzo. Ho visto i blocchi blu. Sta mangiando tipo alla nostra zona terrazza. Te l'ho detto io prima, Steph, che stava accelerando di brutto. Bene, che facciamo? È sempre peggio, non lo so. Che vuoi fare, Steph? Hai qualche idea? Io vorrei capire se perché, la nostra allora, vedendo come sta funzionando il tutto, io dubito che il nostro piano possa funzionare. Anche io, Fer. Perché sta davvero aspirando, cioè non so neanche come definirlo, risucchiando tutto, Steph. No, Fer, sta accelerando ancora. Guarda i blocchi quanti sono. Sì, è quello il problema. Fer, ci sta tirando un po'. Aspetta, sì. Guarda, non mi sto muovendo. No. Non mi muovo, Steph. No. Fer, chiudo. No. Ok. Vero? Sì, tanto abbiamo il vetro. Steph. Dimmi. Cioè, se continuo a sentire la forza del buco nero, ma sei pazzo. Fer, ci sta... No. Guarda. No. Aspetta, Fere. Proviamo a scendere giù. Non ha effetto. Non riesco a scendere. Ok. Steph, non riesco a scendere, è troppo forte. Ce la fa... No. No. Non riesco a scendere. Fere, Fere, è un'emergenza. Che faccio? Seguimi. Steph, non riesco più a muovermi. Vieni qui. Guardami, non riesco a muovermi.
È troppo potente. Prova a correre, fai verso di me. Aspetta, aspetta, così. Così, 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 così. Ho sfruttato il muro. Ok, ok, ok. Non riesco. Ah, è potentissimo, Steph. Ok, va avanti, devi correre di più, Steph. Sta diventando terribile la situazione. Bene, non riesco. Non riesco a muovere. Non riesco. Se aiuto. Salti è peggio, non saltare. Se salti è peggio. Ok, okay. Sono uscita fuori, sono uscita fuori. Buttati nell'acqua, Steph. Pere. I blocchi attorno a noi, li hai visti? Pere, seguimi. Ok. Usiamo il piano di emergenza. Steph, ma sei pazzo. Pere, piano di emergenza. Steph, girati e guarda quanto è gigante. Ma che ci fanno due razzi di fronte a casa nostra? Prendi tutto. Ok, cos'è sta roba, Steph? Cos'è? Veloce. Veloce. Ok, sì, veloce, ma non ho preso neanche tutta l'armatura. Tu ce l'hai tutta? No, non lo so. Io ho due pezzi, come facciamo? Come metto il carburante, Steph? Non lo so. Parti, Pere, parti in qualche modo. Come parto? Non so come funziona un razzo. Ma neanche io. Steph, moriremo. Era il mio piano di emergenza, ma non ho fatto in tempo a prepararlo. Ok. Allora, Steph, dobbiamo pensare a mettere il carburante. Non abbiamo carburante. Ok, usa... Ok, ce l'ho fatta. Sì. I razzi, giusto? No, devi mettere proprio il carburante, Steph. Si chiama carburante. Quello devi mettere. Guardami. Devi uscire fuori. Ok. Allora, io ho fatto tutto. Ok. Per tieni i pezzi di armatura prima che finisce tutto quanto. Dammi. Ok. No. Steph. Dimmi che li hai presi. Mi ha risucchiato l'elmetto. Mannaggia. No, l'ho preso. Bene. Ok. Sto partendo. Guarda il buco nero. Oh mio Dio, mi sta risucchiando. Aiuto. Ok. Ma come hai fatto a partire, Steph? No. Perché ho messo sia il carburante che i booster. Devi mettere anche i booster. Non ce li ho i booster. Mannaggia a te. No, Fere. Ah, ecco il booster. Ok. Vedi che ce li hai. Sì, non so. Fere, dove è spaventoso. Lo so, Steph. È più spaventoso stare ancora qui sotto. No. Fere, io non so dove sono ormai. Steph, ti sto raggiungendo, tranquillo. Ma Fere, sono nello spazio. Non so, penso ma di stare. Ma è meglio essere nello spazio in questo momento, Steph. Non lo so, Fere. Sinceramente, non lo so. Ho paura. Anche perché sto razzetto è minuscolo, sinceramente. Lo so. Devi atterrare da qualche parte. Dobbiamo, anzi. Fere? Che ti succede? Sono sulla luna. Ok. E quindi? Sto prendendo danno. Fai attenzione, Steph. No, Fere, non è che faccio attenzione, è che non ho ossigeno. Oh mio Dio, la gravità. Devo correre a prendere ossigeno. Allora, mangio. C'è della luce, penso di dover andare lì, tipo. Ok. Comunque il piano di emergenza con la fuga dalla terra ha funzionato, almeno. Corro. Non devo morire dall'ossigeno. Il più in fretta possibile. Mannaggia. Allora, ci dovrei essere. Teoricamente c'è qualcosa qui, giusto? Steph, hai trovato qualche posto dove stare? Come si mette? Allora. Sì, Fere, ho trovato dell'ossigeno, ma non so. L'ho usato. Ce l'hai fatta? Sì, sono arrivo, salvo. Steph, arrivo. Fere, sto morendo, che faccio? Prendi questo, okay? E premi tasto destro, dovrebbe funzionare. Ok, più o meno. Sì, no, sì, no. Tieni questi. Ok, grazie. Dimmi che funziona. Ah, dovrebbe. Sì. Allora, fammi mangiare per recuperare un po' di vita. Steph, ma dove accidenti siamo? Siamo sulla luna. Bello, sì, bello vivere qui. Guarda che allora, bella io terra. Che sono partita dopo di te, Steph, la terra era un disastro incredibile. Cioè, quasi il buco nero mi ha risucchiato, era terribile, non fa. Fere, te lo posso dire? Dimmi. Io rimarrei a vivere qua. Per sempre? Dici? E che ci facciamo? Tu vuoi tornare alla terra con razzo? Magari prima o poi il buco nero se ne va. Vuoi tornare? Sì, cioè perlomeno cercherei di capire la situazione, che dici? Secondo me è un'idea terribile, però va bene. Se vuoi tornare, vediamo cosa succede. Non mi ricordo dove sono atterrata, vado a cercare il mio razzo. Ok. No, aiuto. Okay. Steph, che succede? Sono salvo. La navicella si è rotta e sono precipitato in acqua. Allora, la buona notizia è che il buco nero è sparito. Allora, io tra poco arrivo, Steph. Spero di non avere un guasto come te, mamma mia. La cattiva notizia è che l'ossidiana con l'acqua non funzionava per la casa. Sì. Aspetta. Diciamo ci sono, che è l'unica cosa che mi sento di poter dire e confermare. Perché diciamo che non poteva sopravvivere niente e nessuno. Eccomi, Steph, ci sono. Sono dietro. Ecco. Ma
qua c'è la casa nostra. Cioè, era qui? Ah, stai scherzando, sta... Cioè, non è normale, cioè, ho capito il buco nero, però Steph, abbiamo fatto bene ad andarci un attimino. Sì. Perché, allora, l'ossigeno che abbiamo messo e pure l'acqua non sono servite a nulla. Decisamente. Proprio zero di zero. Sono pienamente d'accordo. Vedrai che belli questi blocchi? Sì, sì, molto interessanti. Possiamo ricostruire la casa con questi? No, 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 possiamo ricostruire la casa con questi. Vieni con me. Ok, aspetta, sì, è un parkour ormai da terra. Muoversi. Molto bene. Tutto disestato. Allora, qui è un po' meglio. Ok. Ok, togliamo un po' di erbaccia. Guarda, mi rimetto fino a qua, però almeno qua è sobrio. Ok, guarda. È un gattino dello spazio. Ma sei matto? Oh, dove l'hai trovato? Non so perché ma era nella casa. Ma sono bellissimi! Ciao! Ma siete fantastici! Ma quanto veloce sei poi? Sono delle schegge, guardali! Non ho del... non so cosa mangiate, circuiti immagino, qualcosa non del genere. So, non ho cibo, mi dispiace. La vuoi mangiare una TV? Magari ti piace? No? Magari gli piace la TV. Non gli piace la TV. Comunque, direi che ci fermiamo così. Per fortuna siamo sopravvissuti, anche se la situazione era veramente terribile. Sotto questo video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao.